Bella a tutti ragazzi, io sono Nick e vi devo ringraziare in primis. Devo partire questa monografia ringraziandovi per una singola cosa. Grazie per un anno di supporto in questo format delle monografie che partì un po' così, a caso per curiosità, con Christopher Nolan, giusto per parlare dei suoi film, e man mano, grazie all'apprezzamento che mi avete dato, sono andato avanti. E inizialmente non erano settimanali, nel senso che molto spesso era da Nolan. Sarà passato un mesetto che ho fatto Polanski, e da lì ho iniziato a renderle proprio il main format del canale. È una cosa che ormai mi distingue anche, che ovviamente hanno fatto anche altri: Shiva Produzioni, Il Collezionista, Il Frusciante. Ma che sono felice di aver reso mio come format e soprattutto mi ha ampliato la visione che ho del cinema, mi ha aiutato a recuperare tanti registi dei quali non avevo neanche visto qualcosa, come ad esempio Paul Thomas Anderson, e che ora è diventato uno dei miei tre registi preferiti, ma tanti altri. Ne abbiamo fatte tante, sono ormai quasi più di 30 e sono davvero felice. Mi fa piacere che le vediate, mi fa piacere che vi piacciono e non mi è solito quello di portare avanti un format per così tanto tempo, nel senso che ne ho tanti, alcuni li mollo per strada, infatti anche qui è un format che mi richiede molto impegno, molto tempo ragazzi, non devo recuperare i film, devo scrivere la scaletta, devo registrare, il che mi dà 2 ore ad esempio di registrazione e montarli. E quindi molto spesso o arrivano la domenica, infatti non so se questo lo vedrete domenica, spero di sabato davvero, se no sono uno stupido. E ringrazio tutte le persone che ci sono state dietro, che mi hanno aiutato, che mi hanno consigliato, grazie a tutti voi. E oggi vi regalo appunto come anniversario, primo anniversario di questo format, una monografia che mi avete richiesto in tantissime, davvero tanti, tanti, tanti. E che io non ho portato in primis perché era molto scontata come monografia, nel senso che l'hanno visti un po' tutti i suoi film, ma anche perché abbiamo parlato film per film in live. Comunque ho deciso di affrontarlo, poi ve lo dico, non saranno vere e proprie recensioni, saranno opinioni più striminzite, proprio perché ragazzi, se dovessimo fare una recensione completa di ogni suo film arriveremmo a una monografia di 2-3 ore e per ora mi è impossibile, magari prima o poi farò un qualcosa di più esteso, di più espanso. E quindi io direi di partire con il regista che monograferemo oggi. Parliamo di lui, un uomo che ha conquistato tutti. Stiamo parlando di Quentin Tarantino. Quentin Tarantino è un pazzo. È un pazzo. Sul serio, è una delle icone. E io qui parlo pure un po' a sentimento. Ci sono molto affezionato proprio perché è stato Tarantino ad avvicinarmi al cinema completamente. Nel senso che io ad un certo punto iniziai ad andare più spesso al cinema, a vedere più film, tutti quelli che uscivano. Inizialmente, vabbè, i classici MCU, Men in Black, ricordo, vari film. Che tra l'altro recensivo anche qui, ora non le trovate più quelle recensioni perché sono davvero obbrobriose, davvero obbrobriose. E un giorno vidi questo, c'era una volta ad Hollywood, non sapevo chi fosse il regista, Quentin Tarantino, ricordo che in macchina mio padre mi chiese: ma li hai visti gli altri Tarantino, Le Iene, Pulp Fiction, Kill Bill? E io no. Lo vidi e ne rimasi estasiato e di quello se ne parla tra poco. Ma lo ripeto, Quentin Tarantino è probabilmente il regista che ti avvicina prima a questo tipo di cinema. Il regista che ti avvicina al cinema d'autore, al cinema più impegnato, al cinema universale. Da Tarantino tu vai a scoprire tutti gli altri registi, tutti quanti. Però è comunque allo stesso tempo molto commerciale, nel senso che è un bambinone Quentin, si diverte, ma contrario di un Michael Bay, lui lo fa appunto autorealmente. Quentin Tarantino, infatti, è
non ha studiato cinema, ha studiato per sé, ha lavorato per 10 anni in una videoteca e questo lo ha reso appunto un insaziabile cinefilo, prima di tutto, un po' come Paul Thomas Anderson. Basti pensare che Tarantino è un appassionato degli spaghetti western, Tarantino ne mette tanti di riferimenti, è uno degli uomini che probabilmente ha visto più film nella vita. Basti pensare, cito film famosi che Tarantino ha anche omaggiato. Poi c'è questa domanda del ma è un omaggio o è un plagio? Secondo me, comunque, è un omaggio, cioè si vede che è un appassionato. Ha omaggiato, per esempio, facciamo un notevole esempio, Un bacio e una pistola, Kiss Me Deadly di Robert Aldrich, come vedremo dopo con la cosa della valigetta in Pulp Fiction. Ha omaggiato l'inizio de Il Laureato, che è un capolavoro della commedia degli anni 60, con l'inizio di Jackie Brown. Citazioni assurde, enormi. Ha addirittura fatto il remake di un film classico italiano di Corbucci, Django. Con Django Unchained e c'è l'apparizione di Marco Nero a un certo punto è fantastico, secondo me. Cioè, il cinema di Tarantino è un cinema fatto proprio e si vede in ogni suo film, anche nei minori, che lui è un appassionato di cinema. Il suo cinema è molto pulp e diciamo l'equivalente di Wong Kar-wai in Asia. E infatti Tarantino è uno dei registi più conosciuti dal grande pubblico in sé, è uno dei più amati ed è uno dei più iconici, nel bene e nel male. Non sono uno di quelli che dice sia il più grande regista mai esistito al mondo, perché ragazzi ne esistono davvero di migliori, ma è un grandissimo. E io ogni volta che qualcuno mi chiede come avvicinarsi al cinema d'autore, al cinema un pochino più impegnato, io gli dico: guardati un film di Tarantino e ti verrà l'istinto di andare e recuperare, di andare e recuperare, e questo è davvero davvero un bene. E quindi, signori, senza indugio, su Segugio, io direi di cominciare ufficialmente a parlare dei suoi film. Sarà impegnativo, perderò la voce, ma vabbè, la magia del sabato sera. E quindi, allora, 3, 2, 1, si parte. E partiamo di fatto col suo primo film, uscito negli anni 90, dopo che il giovane Quentin ha preso molto di cinema. Ed è un film che, per quanto non fosse ad altissimo budget, e questo lo si può notare dal fatto che sia un film molto statico, abbia delle atmosfere estremamente teatrali, per quanto vabbè, cinematograficamente sia enorme e ha già tutti i primi dettagli di Quentin, è un film che poi ha fatto così tanto effetto, così tanto parlare di sé, che ha portato tutti, davvero tantissime persone a guardarlo. Ed è questo, stiamo parlando di fatti di Le Iene. Le Iene è, che dire, uno dei film più amati. Tarantino è un film meraviglioso, stratosferico, dove c'è anche lui come attore, e questa è l'unica volta in cui lui è un attore vero e proprio in un suo film, non contando appunto Dal tramonto all'alba di Rodriguez, in cui lui cura la sceneggiatura ma non la regia. E qui pa appunto parla di questi gangster, di questi uomini che hanno tutti nomi: Mr. White, Mr. Pink, Mr. Yellow, Mr. Red, Mr. Blue, interpretati da vari attori davvero bravi. Come ho già detto, ci sono anche alcuni tra i fetisci, quelli che diventeranno i fetisci massimi, tipo Steve Buscemi. E ci sono tutte le peculiarità, ci sono tutte le cose che accomunano un film di Tarantino, nel senso che abbiamo i dettagli classici comuni, quelli che stanno ovunque. Abbiamo l'inquadratura dal basso nel cofano della macchina con loro che guardano. Abbiamo dialoghi davvero lunghi, ma che non sono noiosi. Cioè, il film inizia praticamente con loro che camminano al passo di Little Green Bag, che è davvero un momento leggendario per la storia del cinema. È davvero
leggendario, loro che camminano in sottofondo, Little Green Bag, What's it fun, this is fun, oh Lucy, mamma. Ho i brividi, ho tuttora i brividi e non lo nego, è davvero assurdo quel momento lì con loro che camminano, la musica in sottofondo, lì si parte, ti fa capire che il cinema di Tarantino è un cinema fatto di emozioni, è un cinema fatto di sentimento forte, di sentimento potente, e infatti è la parte migliore. E comincia con e poi va in una tavola calda con un discorso, che è una sequenza su Madonna in generale e tutto il resto, cioè cavolo. E dura 5 minuti, è uno dei primi film di Tarantino che ho visto e mi ha lasciato davvero stupefatto, quasi interdetto, no? Perché è fenomenale, è davvero un film fenomenale questo. Proprio perché nel suo essere così semplice, alla fine è fatto di quattro luoghi in cui si ambientano le scene, uno in cui la maggior parte è molto questo, se tu lo adattassi a spettacolo teatrale andrebbe anche bene, ma cazzo, è un film assurdo, assurdo davvero. Poi vabbè, con un'ottima trovata di sceneggiatura tolgono via il personaggio di Quentin in 2-3 minuti, tipo, tac, arrivederci. Se ne sbarazzano e iniziano a fare sul serio. Da lì, vabbè, Quentin è il regista, Quentin sta sempre dietro alla fotocamera, quindi comunque diciamo che lui il suo ruolo ce l'ha, è lì, è fisso, è Quentin. Ci sono delle scene potentissime e già qui dimostra l'esplosione di violenza con uno stallo alla messicana alla fine, con un inganno in un certo qual modo, il che riprende anche il cinema dei folklori, ma anche è molto alla spaghetti western questo film. Per certi versi è questo gangster di strada misto alla Scorsese con il lato western alla Leone, dove sono le pistole a decidere il fato delle persone. E questa cosa è davvero meravigliosa. Poi abbiamo, come ho già detto, tantissima comicità, tantissimi dialoghi lunghi, interminabili, un monologo fantastico con ad un certo punto una delle sparatorie più belle della storia del cinema. Vi dico, non vi faccio spoiler su questo, vi dico solo l'orecchio, l'orecchio, ed è un film che è divertente, è intelligente, è scritto, diretto bene, c'è un turlupinio alla base, perché c'è un turlupinio, un inganno. E questo lo rende anche molto il film all'anni 90, un film che il cinema deve molto, soprattutto per l'atmosfera anni 90, che hanno ricevuto tutti gli altri film, ma tutti, a eccezione di nessuno, dopo quel periodo lì, ed è la ciliegina sulla torta che costerna un film davvero, davvero ai limiti della perfezione, davvero fantastico. E poi Tarantino se ne esce col suo capolavoro. Stiamo parlando di un film del 94 che ha vinto la miglior sceneggiatura originale agli Oscar e il miglior film alla Palma, ha vinto la Palma d'Oro appunto con miglior film a Cannes, Pulp Fiction. Pulp Fiction è iconico. Se tu ami il cinema, Pulp Fiction lo devi conoscere, lo devi umanamente conoscere, devi sapere che esiste Pulp Fiction. È impossibile che non lo si sappia cosa sia Pulp Fiction. Proprio perché è così iconico, così tanti personaggi, agli attori, prima di tutto, c'è tanto da dire, agli attori del momento, di quel momento lì. Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, ci sono tanti altri cameo. È un film pulp, perché si chiama Pulp Fiction? Di solito le Pulp Fiction sono delle riviste. E questo film è proprio come una rivista. Nel senso che ci sono tanti eventi, ci sono tanti pezzi che sono appunto messi in una maniera molto strana, molto stravagante. C'è una sequenza che sta alla fine,
quella successiva è l'inizio, quella è dopo l'eventuale morte di un personaggio e sta a te, appunto. È un gioco quasi sadico di Tarantino che ti mostra come se a una prima visione il tutto possa essere chiaro, sia tutto comprensibile, torna tutto in questo film ed è ambientato in 2 giorni, praticamente. E in questi 2 giorni succedono tantissime cose. Di base sono tre le correnti. Da una parte abbiamo Vince e Jules che camminano e che devono, lavorano per Marcellus Wallace. Marcellus Wallace, diciamo che è il boss della situazione. È il capo che comanda tutti quanti in questo film. Tutti, dal primo all'ultimo, hanno paura di Marcellus Wallace. E il film te lo giustifica anche perché Marcellus Wallace, come dicono sempre gli uomini di Wallace, Marcellus è un uomo davvero pericoloso e non sai mai cosa lui possa in realtà farti. E questa è la parte più interessante. Quindi ci sono loro che vanno a parlare con degli uomini che gli hanno rapito la valigetta, e qui c'è appunto la citazione, la grande citazione a un bacio, una pistola, Kiss Me Deadly, e poi successivamente si va avanti con loro nella loro storia con una sparatoria per sbaglio che li porta a incontrare il personaggio di Quentin Tarantino, che ancora una volta recita in un ruolo abbastanza minore. C'è Mr. Wolf, che è iconico. Dall'altra parte, come altra storia, abbiamo sempre Vince di John Travolta che deve portare a spasso Mia Wallace, interpretata da Uma Thurman, che è la moglie di Marcellus. E infatti il tutto è costernato da una serie di disavventure, perché sono delle disavventure, sono delle cose che succedono che davvero, cioè, ci muori se successero davvero con Marcellus, con gli uomini di Wallace. E infatti rischia tantissimo il personaggio di Travolta, e non dico come va a finire. C'è il ballo iconico che tra l'altro hanno ripreso anche negli Oscar di quest'anno, quello You Can See That The End Is True. È un cinema fatto di emozioni, molto action potente, allo stesso tempo musiche. Si vede che è un appassionato del pop di quel periodo, del pulp. I film di Tarantino, lo ripeto, sono i film della domenica mattina, proprio la domenica mattina, appena sveglio dopo un sabato sera incalzante, ti devi vedere un film di Tarantino ed è un'esperienza magnifica. Poi abbiamo come ultima storia quella che sta attorno a Butch, che è il personaggio di Bruce Willis, è forse quella più distante e comprende lui, Marcellus Wallace, e a un certo punto anche il personaggio di Travolta, Jules, Vince, scusate, e non vi dico cosa, lui deve recuperare una collana imbraccato da Wallace perché ha perso una scommessa, ma è un film fatto di citazioni cinematografiche assurde. Cioè, quando io parlo di un film che soggettivamente non è un capolavoro, ma oggettivamente non gli puoi dire nulla. Un film che è così tanto insidiato nella cultura pop. C'è il Ezechiele, c'è tutto. E dall'inizio alla fine è cinema. Allo stato puro. Davvero, non c'è. Sono pochi i film che diventano iconici come questo Pulp Fiction. E con questo so che ci sono altri che definiscono altri capolavori. Per me è il suo punto massimo della carriera. Non ha mai veramente fatto male un film, in realtà, il nostro Quentin. Ma lo ripeto, questo film qui è il punto massimo della carriera di Tarantino. Ne farà altri, ovviamente, belli, ma mai belli quanto questo. O comunque cinematograficamente parlando. So che molti reputino anche Bastardi senza gloria, anche di Hateful Eight, dei capolavori. Sì, allora, capolavoro è un termine forse un po' troppo abusato.
Ma secondo me il capolavoro vero e proprio, poi esistono i capolavori soggettivi, ad esempio La casa di Jack di Von Trier per me è un capolavoro, non lo è del cinema, ma per me lo è. E questo film però ha fatto cose che nella storia del cinema sarà davvero davvero difficile eguagliare. E quindi sì, signori, io lo dico qui, lode a Quentin Tarantino, che è riuscito a fare un film meraviglioso, è riuscito a fare un film denso, pieno di emozioni, con una trama molto particolare in realtà, nel senso che gioca con lo spettatore in quel periodo lì. Perché molte persone hanno visto questo Pulp Fiction anche così, molto velocemente, anche senza capirlo appieno. Perché a una prima visione tu dici, vabbè, quelli hanno cambiato vestiti, e poi succede una particolare morte e dopo ti rendi conto che è tutto un inganno. Come le pagine di una fiction, alla fin fine. Tu le giri piano piano e ti ritrovi quello che stavi cercando. Lo trovi, trovi appunto il nesso che ha con tutto questo. Molto spesso ci sono articoli prima, articoli successivamente, ma secondo me un film che forse non è bello come altri film, vabbè, non è un capolavoro assoluto come i film di Leone, come Il Padrino, come Apocalypse, come tantissimi, però prende, è un film che prende subito con prepotenza dalla sua epoca tutto. Prende tutto dalla sua epoca. Questo film racchiude qualunque cosa ci sia in quell'epoca. È un viaggio nel retro. È un viaggio nel mondo di Tarantino, di quel periodo lì, di un'America anni 90, che non è pulita, ragazzi. Non è affatto pulita l'America anni 90 di Pulp Fiction. È sporca, è cruda, è rozza. Ci sono sparatori, ci sono morti, c'è inganno, c'è violenza. Ma allo stesso tempo è davvero, davvero un film mastodontico. Se ne trovano pochi così. E non parlo appunto di qualità cinematografica, parlo dell'iconicità che ha avuto e che ha dato alla storia del cinema e anche appunto dell'importanza che è la chiave di tutto questo, nel senso che trovatemi un altro film, ce ne sono tanti comunque, che riesca così bene a rimanere e essere popolare. Quindi secondo me Pulp Fiction è lo spartiacque. Io ho detto che il concetto di Tarantino medio è: tu vuoi avvicinarti al cinema più d'autore? Vediti Pulp Fiction. Pulp Fiction ti porterà a vedere altri film e questi ampliare la visione. Questo è successo con me. E ragazzi, mi raccomando, gli hamburger del Big Kahuna sono sempre i migliori. E poi abbiamo Jackie Brown. Jackie Brown è forse uno dei film più sottovalutati di Tarantino, in realtà, nel senso che è uno di quelli di cui sento parlare meno. E anch'io, sinceramente, nel senso che non è uno dei film migliori, ho sentito molte persone rivalutarlo negli ultimi anni ed è un bene perché è un grandissimo film. E praticamente parla di questa donna, Jackie, che si vuole liberare appunto delle ingiustizie di quello che ha portato il personaggio di Samuel L. Jackson, che è il boss per cui lavora. Quindi prima, cioè, praticamente sei diventato quello che volevi distruggere. Poi dirà Jules, il personaggio di Pulp Fiction, che poi diventa appunto lui stesso, il boss, ovviamente non sono collegati. E allora trova un modo per ingannarlo. Tra l'altro qui c'è anche un Robert De Niro, molto, molto particolare in realtà, è un personaggio ai limiti dell'estremo, che ad un certo punto impazzisce e fa una cosa di colpo, tutto di colpo. È un film che si basa appunto su questo inganno, su questo truffarlo, appunto su questo collaborare con un poliziotto per ingannare il capo.
E anche questo è un film che ha, come la maggior parte dei film iniziali di Tarantino, che si distinguono dal gangster movie non solo per loro tendere a essere una commedia in sé anche, perché sono molto film comici. Poi ovviamente non è il tipo di commedia che io consiglio alle famiglie piene con i bambini. Guarda, guarda, guardiamoci un film di Quentin Tarantino, dai, mamma. No, non è quello assolutamente, ma metteteli lontani i bambini dai film di Tarantino, non perché siano brutti, ma perché risultano quel che risultano. Ma ve lo dico, secondo me è un'esperienza davvero fantastica questo Jackie Brown. Oltre che a essere un film denso di citazioni cinematografiche. Basti pensare, per esempio, anche all'inizio, come ho detto, al piano sequenza di lei che cammina con i titoli di coda. Se cercate, appunto, troverete, l'ho trovato anche su YouTube, che è una citazione palese all'inizio di Il Laureato, che è un capolavoro della commedia, forse la mia commedia preferita, si chiama L'appartamento di Wilder. E appunto c'è lì, poi vabbè, lì c'è The Sound of Silence in sottofono. Hello darkness my old friend, I come to you again. E poi, appunto, quindi come ho detto, un film denso di citazioni cinematografiche che ha ogni singolo stilema del film di Tarantino. Non è brillante come i primi due, però allo stesso tempo è davvero geniale, comunque, per certi versi. Ed è una storia di inganni, è una storia di appunto truffe, e ha preso molto in realtà il cinema contemporaneo, anche con i vari Ocean's Eleven, e soprattutto è un film che riesce a trattare in una maniera davvero impressionante il femminismo. Io come sempre lo dico, molto spesso il femminismo cinematografico, soprattutto negli ultimi anni, mi infastidisce e non poco, perché lo trovo mal usato. Per forza bisogna appunto strausarne, rendere gli uomini delle persone cattive. Qui invece il personaggio di Jackie ha una corona vertebrale ed è appunto un personaggio davvero scritto bene. È un film scritto bene che è purtroppo snobbato, ma che vi esorto a recuperare a tutti i costi, perché tranquilli, se recuperate questo film non ve ne pentirete. Poi abbiamo un altro film, perché io lo reputo un solo film, vabbè, diviso in due parti ovviamente per dei vincoli di lunghezza, nel senso che è un film che complessivamente dura 4 ore e mezzo, per quanto io sinceramente se l'avessero messo insieme li ho visti entrambi uniti uno dopo l'altro, ma non è accettabile dal grande pubblico. Kill Bill. Kill Bill è un film particolarissimo, perché vabbè, oltre che, se voi lo cercate da qualche parte, lo trovate diviso in Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2, ma allo stesso tempo io trovo che Quentin sia riuscito a fare davvero un film bello bello bello. Abbiamo come protagonista una Uma Thurman che interpreta Beatrix Kiddo, che è una donna che doveva sposarsi appunto con un uomo. Il suo ex era Bill, questo Bill, che ha mandato 5 guerrieri leggendari ad ucciderla, ad uccidere tutti. Lei era incinta, perde il bambino e allora decide di vendicarsi uno dopo l'altro. E non vi dico che ci sarà una carneficina assurda. E questo è un pregio in realtà. Magari uno di questi giorni, una di queste settimane, uno di questi mesi, facciamo un watch together di entrambi i film uno dopo l'altro di fila, perché sono davvero uno spasso. E cinema d'autore fatto davvero bene. E cinema che riprende il folklore, cita molto il cinema asiatico classico, cita molto Kurosawa. Ma allo stesso tempo è un film libero che prende del suo, si passa da ambientazioni
odierne, si passa dalla città al Giappone, come ho già detto, si passa dall'arido deserto alla giungla. Ed è questo interessante. Tra l'altro, sono successe cose su quel set in cui Uma Thurman, appunto, si è arrabbiata con Quentin perché in una ripresa particolare lei stava per morire. Tra l'altro, siamo a 30 minuti di monografia, non ho citato il fatto che Quentin sia un feticista enorme e se ne va avanti pure nei suoi film. Come ho già detto e come ripeterò appunto, è un film davvero, davvero bello. Nel senso che, poi vabbè, lei ha chiesto una restrizione e sto sentendo parlare anche di un Kill Bill 3 come ultimo film di Tarantino, ma sinceramente non lo apprezzerei. È un film fantastico. Ci sono delle scelte assurde. La cosa che io adoro di Tarantino è che lui ha preferito fare due film staccati e prendersi il suo tempo che farne uno solo e condensare tutto. Ci sono delle cose in questo Kill Bill che sono geniali, non vi faccio spoiler qui, ma c'è una sequenza che è interamente un'anime. È un'anime ad un certo punto. E anche qui un omaggio enorme alla cultura tarantiniana. Il film come comincia? Con un'ambientazione normale, una signora in una casa apre la porta, trova Beatrice Kiddo e c'è. E lì, ragazzi, ve lo dico, lì sono mazzate assurde e quindi secondo me il grande Quentin qui ci è riuscito davvero bene in un film che è pieno di omaggi, pieno di citazioni e palpa allo stato puro, c'è tutto, c'è tutta la mente, ci sono tanti piedi, tantissimi piedi e delle scene che sono davvero ansiogene, vi dico solo la roulotte, la scena della roulotte è una scena assurda e c'è un particolare elemento che ucciderà un personaggio che mi fa sempre stare male quando la vedo, anche ora a pensarci, ma lo ripeto, è davvero pieno, c'è anche una backstory al personaggio che è anche un pochino una presa per il culo a vari film, è molto alla Karate Kid anche quello, c'è Pai Mei, c'è il maestro Pai Mei lì che è il classico stereotipo del maestro di Kung Fu che sta lì tipo. Ma ragazzi, che cosa vuoi dire a un film bello? Due film, vabbè, come Kill Bill. Se dovessi dirvi la verità, io sceglierei di più la parte 2, ma perché è quella piena. C'è un monologo di Bill che è stato fantastico anche nei 20 minuti che appare finali sui supereroi, che è davvero interessante da ascoltare. E appunto, in generale c'è una critica potente alla società, in un certo qual modo, ma Quentin non passa il tempo a drammatizzarti il tutto, a renderti questa critica, una critica feroce, distruttiva per tutto quello che vuole e deve essere. Ma no, si scherzi, cazzo, lo può vedere chiunque questo film. O meglio, c'è il limite della violenza, nel senso che se siete sensibili alla violenza, io chiaramente ve lo sconsiglierei. Ma ragazzi, è pur sempre Kill Bill. Va visto una volta nella vita se sei un cinefilo e se ti appassioni, fidati che lo vedrai molte più volte. Davvero un film potente, sono 5 ore potentissime, vanno da una parte all'altra, è una giostra di intrattenimento puro, perché ormai bisogna fare la distinzione tra giostre senza senso come l'MCU e roba un pochino più seria, definiamola così, come questo Kill Bill che, io ripeto, ha delle interpretazioni spettacolari e sì, vabbè, c'è bisogno di molta, ma davvero tanta sospensione dell'incredulità per farlo. Nel senso che non puoi vederlo così tranquillamente come vedresti un film del sabato sera, no. Ma quando lo vedi, te ne innamori. È davvero un film potente,
che merita assolutamente una prima, una seconda e anche una terza visione, proprio per la sua grandezza. E ripeto, ancora una volta, scusatemi, ripeterò spesso, la regia in certe scene di combattimento è una cosa che fa scuola. Il combattimento contro i 18, ci sono delle... Davvero, io ce lo vedo Tarantino a progettare questo film, si sarà divertito come un porco, sono serio. E mettere così tante cose, così tanti dettagli, così tanti... Alla fine è un videogame in un certo modo, c'è il boss level, tu sali, salti, c'è quest'altro contro il quale devi combattere. Ragazzi, è un film a cui non puoi resistere, Kill Bill. È davvero, davvero, davvero divertente. Grindhouse, si fa di Grindhouse, che è il film più sottovalutato, in realtà è snobbato in assoluto, di Tarantino, definito neanche un film di Tarantino, però perché questo ha una peculiarità importante alla base, nel senso che è un film, anche questo in realtà durerebbe 4 ore in totale, ma è una coregia. Tarantino Rodriguez è definito il pupillo di Quentin Tarantino, ha lavorato molto spesso con Tarantino anche nel Dal tramonto all'alba, con lui, poi vabbè, Rodriguez se ne parlerà un'altra volta, magari secondo me ha fatto dei film davvero belli come Machete, oppure questo El Maria o El Mariachi o anche... E dal tramonto all'alba, la trilogia della vendetta, ma ha fatto delle puttanate cosmiche come Sharkboy e Lava Girl, Spy Kids, ma non si parla qui di lui. Infatti, viene appunto definito del progetto Grindhouse, che riprende quello che era il festival del Grindhouse negli anni 70, ovvero erano due film che venivano proiettati all'aperto. Appunto, nei vari cinema all'aperto, hanno due film di fila, in realtà con varie pubblicità create. In questo Project Grindhouse c'era anche di cui ho anche parlato nella sua monografia, il corto trailer Lupe Mannare naziste spaziali di appunto del grandissimo Rob Zombie. C'è un po' tutto di quel pulp e viene definito appunto il Grindhouse di Tarantino, il film a prova di morte. A prova di morte è appunto un film molto scialbo in realtà, che a me personalmente non ha preso in sé. Se lo devo valutare in sé sarebbe anche insufficiente, per quanto ci sono altri film collegati a tutto il resto del progetto. È davvero un progetto notevole, fidatevi, vedetevelo insieme, ci fate una full immersion di risate. Rodriguez ha fatto il suo Planet Terror di... E quello parla, se quello parla di un'invasione di zombie, c'è Tarantino in quello. In quest'altro parla semplicemente di un adescatore di donne come Kurt Russell, che è un assassino. Ci sono lunghi dialoghi. E la cosa che ha dato più fastidio alla gente in sé di base è che molto spesso ad un certo punto c'è un cambio assurdo della sceneggiatura, c'è un cambio improvviso che porta appunto a lasciare un po' di stucco con dei nuovi personaggi e tutto il resto. È un film che è sulla falsa scia dei film anni 70, ma a mani bassissime, quelli underground, molto pulp, VM Restricted, come c'era lì all'inizio, c'era la Pantera, e con la costruzione tecnica del passato, un progetto davvero notevole in realtà. Del buon Quentin, cioè basti solo pensare all'idea della costruzione scenica del passato con gli effetti visivi, col formato, con il lato tecnico, che è davvero quello. Davvero non c'è un film che voglia essere anni 70 con una riproduzione più accurata. E si vede che Tarantino è un appassionato, e infatti è un film che, rispetto anche al Planet Terror di Rodriguez, è più maturo a livello di regia. Di tutto il resto ci sono i piedi, c'è uno strip su Kurt Russell che davvero, e in generale è un film che non odio, non è uno dei migliori ma non è il peggiore in realtà. Secondo me quello che mi è piaciuto di meno, un altro
di cui parleremo tra poco, ma ve lo dico sinceramente, per me questo film è lontano dall'essere il peggior film di Tarantino. E comunque alla fine, anche, come dire, prendo in analisi solo Kill Bill volume 1. Kill Bill volume 1, preso in analisi da sé, è un film incompleto. Questo film è più completo nella sua interezza. Fidatevi, prendetevi il cofanetto americano con sia Planet Terror che appunto Death Proof, e fidatevi che sarà un altro, è un altro film. E qui abbiamo Orewa Shoshanna, Bastardi senza gloria, un film maestoso, è uno dei migliori film degli ultimi 20 anni. Qui lo dico, ci metto la mano sul fuoco nel dirlo, è davvero un film fenomenale. Ma come mai è così bello? Allora, partiamo dicendo che è una ricostruzione di un avvenimento che accade sul serio, ovviamente non è fatto, già ve lo dico, ragazzi, non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che è tutto andato in un altro modo e Tarantino è un cocainomane che ha cambiato la storia, come ha fatto lo stesso con Cernovolta in Hollywood. E ci sono veramente tanti attori. C'è Christoph Waltz che con questo film vinse il miglior attore non protagonista e divenne anche più popolare, divenne anche famoso con il grande pubblico, nel senso che non era un attore che si interfacciava spesso in realtà col grande pubblico fino a quel momento lì, nel senso che era più conosciuto nei prodottini di nicchia che faceva, per i quali lavorava, e quindi mettiamola così. E c'è Brad Pitt che ha la sua migliore interpretazione qui, c'è Eli Roth, l'orso ebreo, interpreta l'orso ebreo, e davvero tanti attori. C'è Daniel Brühl, c'è una scena che mi ha fatto schiattare, dove ci sono loro che imitano gli italiani, e praticamente sono questi uomini bastardi che vogliono appunto fare un attentato a Hitler, vogliono ucciderlo. E allo stesso tempo abbiamo questa ragazza ebrea che lavora in questo cinema dove ci sarà la proiezione di un film, appunto, e parteciperà il Führer stesso. E lei, fingendosi appunto una nazista, cercherà un modo per distruggere. Quindi è metacinema, prima di tutto, è una scelta artistica assurda. Io ricordo che la notte che vidi questo film per la prima volta rimasi meravigliato come poche volte. Infatti, sempre così è l'effetto dello scoprire Tarantino quando non hai visto nulla prima. Secondo me Tarantino va visto prima di tutto, soprattutto grazie a questo, che ti avvicina a certe scene, un film pure più serio rispetto ad altri tarantiniani, lasciando spazio a una violenza davvero fantasia. Questo è il mio capolavoro. E alla base del pentimento umano, con questi che disegnano le svastiche, c'è il Führer anche, e ci sono varie scene davvero intense dove si vedono crani spaccati. La scena iniziale è bella come poche cose al mondo. La scena iniziale è mastodontica. Ragazzi, con Christoph Waltz che sta lì, che fa il discorso con l'uomo che nasconde le tre ebree, è una scena, e lei che scappa, Orewa Shoshanna, cavolo, quella scena è davvero davvero potente. Ma in generale, cioè, creare una tensione così forte anche in una scena in un bar che non vi dico, Tarantino ci riesce. Tu stai lì e non ti annoi mai con i lunghi discorsi che ti fa Tarantino. E lo sai perché? Perché prima o poi ci sarà quell'esplosione di violenza che renderà il tutto così tragicomico, ma allo stesso tempo così distruttivo che rimani a bocca aperta. Ed è questa la cosa che io ho adorato di più di questo film. Ed è per questo che io lo reputo un grandissimo film. In generale è un Tarantino più maturo,
che non è al limite della sua maturità, arriveremo tra poco. Secondo me film come questo, Vasa senza gloria, un The Hateful Eight sono subito dietro alla nomea di capolavoro. Secondo me, soggettivamente, anche un capolavoro, Bastardi. Vedremo col tempo come si evolverà, vedremo col tempo se sarà così rimembrato come lo sta risultando da essere un capolavoro attuale. Ma non è tanto lontano, proprio perché è un film magnifico, davvero magnifico, che dovete recuperare a tutti i costi se ancora non l'avete fatto, merita davvero un sacco. Ragazzi, non... mi sembrerebbe inutile continuare a dirvi guardate questo film che merita, guardate questo film che merita. I bastardi sono, tra l'altro questo film è tratto da un film dell'epoca che viene anche proiettato lì, quel maledetto treno blindato. E quindi è un film che parla del periodo lì col Führer, senza essere tragicomico involontario, senza essere una parodia ridicola che infanghi tutto quello che è accaduto per colpa sua. E appunto, diciamo che l'effetto Jojo Rabbit sarebbe l'effetto Bastardi senza gloria, però è quel film che ti può sembrare caricaturale, ma che funziona. C'è un cambio di sceneggiatura nel finale. Il finale è un qualcosa di pazzo, davvero pazzo. Lì c'è l'esplosione di violenza, lì c'è Tarantino che dice basta. Basta i lunghi discorsi. È questo, secondo me, il punto forte di Tarantino, che ti fa diventare il cinema di intrattenimento dalla violenza più cruda possibile, sparatorie, incendi, fiamme, non vi dico cosa altro accada, ma è davvero fantastica quella scena di costruzione di base. Ha dei dialoghi intellettuali che non... Cioè, Tarantino, io lo dico, guardatelo subito, però devi entrare in un mood. Il film di Tarantino non è il film dell'MCU, non è il film di supereroi, non è il film action con Bruce Willis e gli altri. Il cinema di Tarantino è elegante e la sua eleganza proprio per questo riesce a crearti delle opere che sono magnifiche. La regia qui è a livelli enormi, è una scelta di regia davvero ottima per un film davvero davvero ottimo. Poi abbiamo The Django Unchained. No, tranquilli, non l'ho fatto involontariamente. La D è muta, lo sappiamo, ce l'ha insegnato appunto il povero Django di Corbucci che ci ha rimesso la vita qui. Il film che mi è piaciuto di meno in realtà di Tarantino, ve lo dirò sinceramente, è un bel film, è sufficiente come tutti i film di Tarantino, però non mi ha convinto come mi avrebbe potuto convincere in altri casi. Non dico sia un film brutto, ma non mi ha preso, semplicemente questo. Ma per il resto, ragazzi, per parlarne c'è un lato tecnico magistrale. Cioè, guardiamoci attorno, seriamente. Abbiamo un Christoph Waltz che ha vinto, tra l'altro, per la seconda volta in un film di Tarantino il ruolo come miglior attore non protagonista. Io forse l'avrei dato di più a Leonardo DiCaprio, John Candy, che è diventato famoso per il meme di lui. In generale, DiCaprio, quando sta nei film di Tarantino, è un meme vivente, con lui che sta così. È fantastico quel meme lì, recuperatelo se non l'hai visto. E ormai famosissimo l'aneddoto del fatto che il bicchiere di vetro si sia spezzato davvero nelle sue mani e la sua reazione sia stata vera e propria. E fa un Candy, un personaggio di Candy, che è un personaggio che ha delle emozioni fortissime. Cioè, prima è felice, poi è triste, poi è incazzato, poi è felice, poi triste, poi incazzato di nuovo. Ed è un qualcosa di enorme. Lui è stato davvero bravissimo. E stesso dicasi per Jamie Foxx. E in generale è un film che nasce dalla passione che Tarantino ha per questi film. Nel senso, lui incontrò un giorno Corbucci e glielo chiese se potesse fare un nuovo film di Django. E lo ha fatto. L'ha fatto cambiando l'atmosfera, dando Django, l'uomo di colore, il che non è una cosa scontata, soprattutto perché è un...
in questo caso è un neo-western a tutti gli effetti. Molto spesso è brutto da dire, ma diciamo che le persone con la carnagione più scura o erano mariachi banditi, come potrebbe essere il Dugo, né il buono, il brutto e il cattivo, o comunque erano schiavi. E questo film prende e ti capovolge le cose, portandoti dalla schiavitù a quello che è il vero e proprio concetto, ovvero qui non parliamo di schiavitù, ma parliamo di umanità. E questo è davvero interessante, cioè è davvero davvero notevole. È un film che è davvero davvero notevole e che io consiglio assolutamente di recuperare a tutti quanti. Non è il migliore di Tarantino, forse perché ha una narrazione classica, ma te lo ricordi poco, anche perché praticamente succedono la maggior parte delle cose in una casata e mi ha colpito anche di meno rispetto agli altri, però è un bel film, dai. Non sono d'accordo con chi lo definisca il migliore, però cioè ha le sue scene gloriose, la scena finale con Django, Django. E diciamo che ha una struttura western vera e propria, cioè è un western. Poi abbiamo quello che io definisco come il film più maturo di Quentin Tarantino, nel senso che è il film che ti dimostra più la maturazione sia registica che tecnica di Quentin, del buon Quentin, proprio perché è potente, nel senso che è il film più serio di Tarantino, per quanto la comicità ce l'abbia. Ed è tutto quello che ha Tarantino, tutto quello che è il cinema di Tarantino, pompato all'inverosimile, nel senso che è il punto, è la definizione di maturazione. È un western estremamente atipico questo, ambientato appunto in un inverno freddo, con vari personaggi. Abbiamo Kurt Russell che porta assieme alla bandita Domergue. E abbiamo il personaggio di Samuel L. Jackson, che è un pistolero, un uomo che sta cercando appunto delle taglie, è un cacciatore di taglie. E quindi questo li porta in una taverna che il personaggio di Kurt Russell conosce bene, solo che non è tutto come sembra. 8 persone chiuse in una taverna, e preoccupate per il freddo, un omicidio, un qualcosa che accadrà, nessuno si fida dell'altro e uno scam assurdo, uno scanno enorme, pazzesco. Secondo me è un film potente, è un film politico, ti parla appunto della guerra, ti parla degli uomini di destra e degli uomini di sinistra, e appunto ti parla di razzismo, c'è tanto razzismo in questo film, ti parla allo stesso modo di potenza, ed è un film che per le 3 ore che dura ti lascia davvero lì incollato e tu vuoi che ne accada altro. È un film che, se avesse una cut di 6 ore, davvero tu vedresti tutta, che crea la tensione, un lato tecnico maestoso e, come ho detto, un'enfatizzazione di tutti i concetti di Tarantino. Tarantino qui ti fa una citazione, ti fa delle citazioni enormi a tanti film dell'epoca, che includono tanti pistoleros, e può essere un po' il buono, il brutto e il cattivo, solo che la contesa è tra 8. Può essere un I Magnifici 7, però non sono d'accordo tra di loro. È un film enorme, che davvero per questo colpisce dall'inizio alla fine. Ci sono delle tensioni, ci sono dei colpi di scena enormi. Quell'anno è uscito Perfetti Sconosciuti. Certa gente lo ha osannato a capolavoro. Ragazzi, ragazzi, guardate, questo è il Perfetti Sconosciuti fatto davvero bene. Un film che davvero non gli puoi dire nulla per quanto è fatto bene. Non è un capolavoro oggettivamente. Soggettivamente potrebbe anche esserlo, perché l'ho amato davvero in una maniera enorme.
E si vedrà di nuovo col tempo, ma lo ripeto, con Bastardi senza gloria di Hateful Eight ha fatto due robe che cavolo sono enormi. Anche col prossimo c'era una volta ad Hollywood. Tarantino fa dei film che sono più aperti al grande pubblico, ma non hanno nulla da invidiare ai film più di nicchia. Non hanno nulla da invidiare ai film di Leo Scarà e degli altri. È un regista fenomenale per questo. E per questo io lo ripeto e lo continuerò a ripetere pure nella tomba. Vanno recuperati tutti i film di Tarantino prima. Poi ci sono i marchi che lui si diverte a creare. Vabbè, in Pulp Fiction c'era il Big Kahuna Burger. Qui c'è la sigaretta Red Apple che stava anche in Jackie Brown e Kill Bill. Che dire, magnifico anche questo, pazzesco. E siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, un viaggio durato più di un'ora, sono serio ragazzi, io morirò nell'editing come sto morendo nella registrazione, quindi vi prego massimo supporto con il film che mi ha avvicinato al cinema e qui sarò soggettivissimo, perché personalmente è un capolavoro, soggettivamente, ma non è un capolavoro oggettivo, nel senso che ce ne vorrà tanto. Ma soggettivamente io sono affezionatissimo a tutti i film di Quentin. Però perché è lui che mi ha avvicinato. Non è il mio regista preferito, come dicevo un tempo, però io lo ricordo la mia visione di C'era una volta ad Hollywood. Quando mi resi conto che il cinema era qualcosa di diverso dai cinecomics. Che c'era cinema prima degli anni 80. E questa è una cosa che personalmente per molti può sembrare scontata, però soprattutto per un ragazzino che si avvicina al cinema non va mica a vedersi Le Samurai come primo film. E quindi porta, secondo me, a tanto, ha portato tanto Tarantino, almeno a me come persona, a me come cinefilo, mi ha aiutato tanto a maturare. Quentin Tarantino è riuscito a fare una roba enorme con questo film. Abbiamo Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, abbiamo Leonardo DiCaprio interpretato da no, Leonardo DiCaprio, vabbè, abbiamo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, abbiamo Margot Robbie che interpreta appunto Sharon Stone. No, vabbè, ragazzi, mi sto confondendo, ma si vede che ho passato un'ora e mezzo della mia vita a registrare Sharon Tate, che è la moglie di Roman Polanski, qui appare anche Roman Polanski giovane e appunto ti dice questo film che dovrebbe girare attorno all'omicidio di Cielo Drive, portandoti dei personaggi come. E appunto abbiamo dei personaggi che sono immaginari, come quello di DiCaprio e di Pitt, che hanno una chimica fantastica e che loro ti fanno entrare nel sistema di Hollywood. C'è una costruzione tecnica che è magistrale, una sceneggiatura che è enorme. Qui Tarantino, se la sua maturazione massima era arrivata con The Hateful Eight, qui Tarantino si diverte in una maniera incredibile. Se lì c'era la sua maturazione, qui c'è la sua rinascita. Qui c'è tutto il mondo in cui Tarantino è cresciuto. Pulp Fiction, Le Iene, Jackie Brown, Kill Bill all'overdose. Cioè davvero è tutto quello che sta nel mondo di Tarantino. Se tu vedi questo film come primo film di Tarantino, ti riassumi il mondo di Tarantino, per quanto sia un Tarantino più maturo, ma allo stesso tempo nel finale, e ve lo dice uno che non sapeva chi fosse Tarantino, ti lascia davvero meravigliato. C'è una comicità maestosa, c'è un lato tecnico assurdo, c'è una costruzione scenica fantastica, c'è tanto divertimento, ti parla della Manson Family, ti parla di tanti personaggi ed è un film che, lo ripeto, possono vedere tutti, lo si capirà a strati, lo si capirà perché ti parla di cinema, è il passaggio, Cliff Booth, il personaggio di Rick Dalton stesso, che appunto era famoso perché il personaggio di DiCaprio era famoso in Bounty Law, che era una serie in cui lui era un pistolero, che è praticamente un parlare di spaghetti western di quel tempo, che sono diventati ormai un qualcosa di. È fantastico. Ed è il passaggio, il rendersi conto che bisogna adattarsi, che bisogna andare avanti. C'è
c'è una visione che non è di Tarantino, ma era molto delle persone di quell'epoca, che gli spaghetti western facessero schifo. Margot Robbie è stata fantastica, sono stati tutti davvero fantastici. È un film che riprende il cinema, è un omaggio fatto al cinema da Tarantino. Ci ha scritto anche un libro che ho già letto ed è davvero bello. E ragazzi, io concludo questa monografia dicendo di andarveli a vedere tutti. Sono stato anche sintetico in quest'ora di monografia perché ci sarebbe stato tantissimo da fare. Il video non è finito qui perché vi lascio la classifica, ma io lo ripeto, vi ringrazio tanto 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 per avermi aiutato a crescere col canale, con la cinefilia. E questo ringraziamento di base lo devo dare a lui. Grazie, Quentin. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.